Signori e signore, buonasera, benvenuti a Imola, la palestra Cavina, per assistere alla gara di playout del campionato italiano di serie A Gold maschile. In campo per noi la pallamano Carpi e la pallamano Romagna. Dirigono la partita i signori Passeri e Rinaldi. Presente il commissario di gara, signor Fabian Walter. Per il Carpi, con il numero 1, Yurina Jan. Con il numero 2, Monzani Alex. Con il numero 4, Mehiri Ayub. Con il numero 5, Ben Hadi Ali Usama. Con il numero 6, Serafini Samuele. Con il numero 7, Soria Daniele. Con il numero 8, Nocelli Lorenzo. Con il numero 9, Carabulea Sebastian. Con il numero 10, Casa Kresnik. Con il numero 11, Coppola Alex. Con il numero 12, Ivray Selmi. Con il numero 18, 40, Vladimir. Con il 19, Dall'Olio Enrico. Con il numero 29, il capitano Beltrami Marco. Con il numero 30, Sortino Gabriele. Con il numero 94, Ceccarini Francesco. Allenatore del Carpi, il signor Davide Serafini. Per la pallamano Romagna, in campo per noi, con il numero 6, Albertini Tommaso. Con il numero 7, Mazzanti Gregorio. Con il numero 8, Chiarini Dario. Con il numero 9, Ceroni Rinaldo. Con il 10, Essam Mohammed. Con il numero 11, Collini Filippo. Con il numero 12, il capitano Tassinari Fabrizio. Con il numero 13, lo Cicero Claudio. Con il 14, Tandini Luca. Con il numero 15, Rotaru Alex. Con il numero 16, Redelli Martino. E con il numero 17, Zavagli Mattia. Con il numero 18, Di Domenico Martin. Con il numero 23, Ramondini Noè. Con il numero 64, Lombes Birkenauer Adrian Leonard. E con il numero 88, Antic Ivan. Allenatore della pallamano Romagna, il signor Mattia Melis. Signore e signori, buon divertimento.
dalla palestra Cavina, dalla palestra Cavina, dalla palestra Cavina di Imola, un benvenuto a tutti gli appassionati di pallamano. Gara 1 di dal Pallacavina di Imola. Un benvenuto da Carlone Magno Production, da Carlo Dall'Aglio in alla voce, Roberto Zanzi in regia, Walter San Giorgi, operatore video. Un saluto anche al nostro commentatore tecnico, un saluto a Ernesto Andalò. Sì, salve, buonasera a tutti. Pronti per questa partita fondamentale per questo finale di stagione. Sono due squadre che arrivano in fondo a un percorso durato mesi, con aspettative probabilmente realistiche di arrivare a giocarsi la salvezza fino in fondo ai play-out. Adesso siamo al dunque, è una sfida difficile per tutte e due le squadre, sicuramente ci sarà tensione in campo, soprattutto adesso negli istanti prima dell'inizio della partita. Da una parte in Romagna, dall'altra il Carpi. Il saluto sulla tre quarti prima di cominciare tra i vari contendenti. È la partita, la prima di due o forse di tre, che deciderà chi resterà in Serie Gold, invece chi scenderà in Serie Silver per la stagione 2023-2024. Tutto esaurito in ogni ordine di posto. Il Pallacavina attacca in Romagna con Rotaru. Corantic e Rotaru prova a centrarsi, Mazzanti rischia sulla difesa. Ora Rotaru entra e segna. Alex Rotaru. Vediamo il fischio arbitrale sull'attacco del Carpi. Diceva giustamente Ernesto, due squadre che hanno cominciato questo campionato con il chiaro obiettivo, l'unico obiettivo, di salvarsi in questa stagione. Hanno perso la semifinale in Romagna contro il Fondi con 2-1, anche il Carpi 2-1 contro il Secchia Rubiera. Ora Kresnik casa, attacca con Mesiri, Casa, Coppola, Beltrami, Sortino e Ceccarini, porta ovviamente Selmi ai frei. Ora Nocelli perde la palla, il Romagna la recupera in campo, Nocelli per l'attacco in velocità, prova Mazzanti, viene trattenuto, cadono in tre. Beltrami, si alza anche Mehiri insieme a Gregorio Mazzanti, che aveva chiuso gara 3 con un infortunio, è uscito a metà della ripresa, che aveva lasciato col fiato sospeso tutti i tifosi. Fortunatamente solo un contrasto, una botta, si è ripreso, si è potuto allenare ed ora è in mezzo alla battaglia in questa gara 1. Lo stesso Mazzanti per Rotaru. Antic prova il passaggio filtrante per Essam, c'è il contropiede, il tiro e la rete di Gabriele Sortino, che pareggia dopo 2.45. Attacca ancora Rotaru per Albertini, la palla arriva veloce a Mazzanti che perde il ritmo per il tiro. Ora Di Domenico, Antic prova a mettersi in proprio, in due su di lui, c'è il fallo su Antic.
L'arbitro, gli arbitri sono Passeri e Rinaldi, stanno indicando a chiari e ampi gesti a Beltrami, il capitano, di non effettuare altri falli del genere. E Sam esce. Ora Rotaru proprio contro Beltrami. Antic, la palla per Sam, c'è l'interruzione del gioco per un fallo ai danni del centrale terzino croato, che ora palleggia Mazzanti. Scambiano i due, c'è ancora il fallo. La difesa, questa è una partita, Ernesto, che si gioca tantissimo sulla forza e la solidità delle due difese. Sì, è iniziata già con intanto un grandissimo gol di Antic andando verso destra, quindi giù di mano, buttite soprattutto all'inizio per dare un segnale anche agli attaccanti avversari che non si passerà in maniera semplice. Casa, che è sicuramente l'avversario numero uno, il più pericoloso per i romani in questa partita. Ora l'assist, il tiro di Beltrami è fuori. Capitan Marco Beltrami. Ora Antic dall'altra parte, non ci penso su, ma Semi Eifrei intercetta, classe 2005. Ora Casa va fino in fondo, ancora per Beltrami, c'è il fallo di Antic in coabitazione con Albertini. Una partita che passa da tanti duelli. Casa contro Antic, giusto per indicarne uno dal punto di vista realizzativo. Jan Jurina in porta, che non è sicuramente al 100%. Ora Casa prova a alzarsi. Casa comincia la sua partita, 2-2 dopo 5 e 30. Mazzanti, Rotaru in velocità, la palla arriva a Albertini, deve tornare indietro Antic, prova per Sam, si libera, segna, ma c'è fallo di sfondamento del pivotone egiziano. Probabilmente punita la posizione di Sam con il baricentro molto basso e fischiato un blocco irregolare sui 6 metri. Coppola da centrale, si auto esclude dall'azione Casa, poi ora interviene Coppola. Casa, c'è il fallo di Rotaru, 9 metri. Casa, il tiro, la parata di Lombes. Palla in velocità con Antic. Rotaru si libera con una finta e segna. Un gol straordinario. Alex Rotaru, che subisce anche un colpo. Ora c'è un fallo, 9 metri, e c'è l'ammonizione per Rotaru, direi per proteste. Forse ha esagerato nel prendersela con gli arbitri, che non si erano ravveduti del colpo subito in attacco, ma d'altronde è stata un'azione molto molto veloce che scusa gli arbitri della mancata fischiata. Nocelli scambia con Casa e Sam su di lui. Nocelli ha un po' di spazio, Beltrami prova il tiro, c'è il fallo in due su di lui. 7 metri per il Carpi. Difficile difendere su un pivot di questa stazza da dietro, bisogna impedire che gli arrivi la palla. Alex Coppola contro Adrian Lombes, il fischio, la rete di uno dei principali marcatori del Carpi, della stagione del Carpi. 3-3, 8 minuti giocati. Sicuramente la bolgia della cavina aumenta anche la pressione sui giocatori in campo di entrambe le squadre. Ora Albertini dall'ala, la parata cade a terra, attenzione,
cade a terra Selmi Eifrei. Vediamo che fortunatamente si è alzato immediatamente, si è alzato il giovanissimo portiere, classe 2005, di cui si parla un gran bene. Ora attacca Nocelli, che scambia con Coppola, esce Beltrami, Casa contro Chiarini, la palla ancora Beltrami, questa volta è Sam, ruba la palla, poi vediamo il recupero rocambolesco della sfera da parte di Nocelli. Questo è il tipo di difesa che dicevo in precedenza, impedendo che la palla arrivi al pivot, cosa che invece non è successa in quest'ultimo frangente. Beltrami segna il 4-3, 9 minuti 10. Beltrami, classe 1992, l'uomo più esperto insieme a Iurina, l'uomo che con il Carpi, quando ci si giocava la semifinale scudetto tra Romagna e Carpi, era in campo già allora, così come da quest'altra parte Ceroni, Tassinari. Ora la palla arriva di Domenico, che si accentra, la palla è persa, la recupera a Casa. Buon anticipo del secondo sul centrale, che ha impedito a Di Domenico di avere lo scarico facile. Ceccarini sotto il 7 segna la sua prima rete, il Carpi si porta sul 5 a 3, scusate, 10 minuti, siamo un terzo del primo tempo. Ora in campo Rinaldo Ceroni proprio contro Beltrami, ora anzi c'è Rotaru, c'è la deviazione, il muro pallavolistico, il contropiede di Sortino, un grande intervento difensivo di Gregorio Mazzanti, che ora parte in velocità a tutta gamba, la palla arriva ad Albertini, questa volta segna Tommaso Albertini. Gli errori in questa partita faranno la differenza, lanciato in contropiede Sortino ha palleggiato forse troppo vicino a Mazzanti, che stava rientrando di gran carriera, e questo gli ha costato il pallone. Con un grandissimo intervento ad anticipare il palleggio di Sortino di Mazzanti. Ora lo stesso Sortino, Nocelli, Casa, la palla arriva a Ceccarini che prova ad andare in tiro e c'è la parata col piede di Lombes. Determinante anche l'apporto del portiere francese in questa seconda parte di stagione del Romagna, da quando è arrivato. Sì, avere buone percentuali in porta dà fiducia non solo al portiere per compiere parate successive, ma anche al resto della squadra per giocare la palla con più calma in attacco. Ora vediamo l'isolazione di Mazzanti, 2 minuti. Due minuti a Beltrami. A Marco Beltrami. Sull'invenzione di Mazzanti sono però solo 9 metri. Sì. Inferiorità numerica per i Carpi, che ora difende con il Romagna, che attacca col doppio pivot Ceroni e Sam, doppio pivot in campo. Ora Antic, non arriva la palla, attenzione, ammonizione per Coppola, perché col in piede. Salto ha deviato la palla col piede, palla che era destinata ad Essam, posizionato a pivot.
quindi continua inferiorità numerica per il Carpi. Sam Antic prova a accelerare, Rotaru è solo e segna. Pareggio, 5 pari. Recuperato il break di 2-0 del Carpi. E ora Albertini su casa, box one. Il miglior difensore del Romagna contro il miglior attaccante del Carpi, faccia contro faccia, e lo esclude dall'azione. Ora deve fermarlo Nocelli, arriva fino in fondo, Sortino non la trattiene, però c'è il fallo ai danni di Nocelli per il colpo subito precedentemente. Ora lo stesso Nocelli allarga, rischia di perderla. Casa deve andare al tiro per il gioco passivo, diciamo. C'è ancora il braccio alzato. Coppola si inventa lui il tiro, c'è la deviazione ancora col muro pallavolistico. Questa volta è di Ceroni la deviazione. C'è Sortino che è totalmente libero, prova ad andare ora. C'è Antici su di lui, c'è il fallo. 9 metri, ma hanno solo un tiro, Nocelli, la deviazione di Essam, e Romagna si porta a casa il possesso di palla. Tornano ora in parità numerica, in campo, 14 minuti giocati, sono 5 Romagna e sono 5 Carpi, e se Essam rientra, Gregorio Mazzanti. Di Domenico, Antic, perde palla. Anche qui in questo caso troppa fretta nel concludere il gioco, c'è stato un cambio di direzione di ritorno che non era necessario, era meglio proseguire nel giro di palla. Antic che deve rimediare alla prestazione sicuramente non esaltante in gara 3 a fondi, molto moltissimo dipenderà anche dalla sua prestazione questa sera. Ora il tiro e la rete di Nocelli, buon tiro con un buon tempo, nessun difensore è uscito in contrasto e Nocelli ha avuto tutto il tempo e lo spazio per poter prendere la mira. Per Carpi 6 gol da 6 marcatori diversi, invece in Romagna sono 3 con 3 reti però per Rotaru. Ora stesso Rotaru prova ad andare, c'è una rete straordinaria e fa bene a prendersi l'applauso del pubblico Alex Rotaru, 6 pari, 4 gol per lui. Ora la palla per Ceccarini dall'altra parte, è infallibile anche lui. Ora Mazzanti in velocità, la palla è per Ceroni, in tuffo nello scontro, segna, 7 pari. Totale equilibrio qua al pallacavina. Casa prova un tiro immediato e ricorda a tutti i presenti perché è considerato uno dei migliori giocatori della categoria. I ritmi della partita si stanno alzando, vediamo squadre molto allungate che giocano in velocità e vanno a concludere dopo la prima spinta offensiva. Adesso invece è un gioco un po' più ragionato del Romagna. Schema con Mazzanti che scarica per Rotaru, scambio di due, va il toscano, viene fermato da Meiri. Rotaru, Mazzanti rischia di perdere la palla, Antic si alza, viene fermato da casa che oltre
che essere un gran realizzatore e anche un ottimo difensore con la sua stazza e il suo senso della posizione. Ora un altro gol, Rotaru on fire, 5 reti, e ora va a riposarsi, a riprendere fiato. La difesa del Romagna con Mazzanti, Ceroni, Sam, Antic e Di Domenico, con Albertini che molto probabilmente tornerà box one su casa. Nel frattempo gli ultimi due gol del Romagna di Alex sono stati due gol strepitosi sotto contatto, e ha mantenuto una freddezza e una pulizia del braccio notevoli. Ci devono essere stati anche due minuti nei confronti di un giocatore del Carpi, perché vediamo che gioca in extra player senza portiere. Ora Nocelli, casa, tiro deviato, arriva in tuffo Lombesi, può far ripartire la sua squadra. Superiorità numerica quindi per i romani, esce Mazzanti, entra Essam, non spinge come diversi tifosi chiedono a gran voce, di arancio blu, 18:45 sul cronometro. Antic, un tiro sopra la traversa di oltre un metro, deve ancora entrare mentalmente nel ritmo partita Ivan Antic. Sì, questa è una soluzione forzata, perché il Romagna attaccava con l'uomo in più e, non avendo spinto subito la seconda fase, era giusto arrivare in fondo all'azione e cercare un tiro pulito. Casa contro Albertini, lo ferma, c'è il fallo. Si conoscono da una vita i due. Ora Casa contro Ceroni, la palla arriva al pivot che segna. Entrambi 9-8. Bel gol anche questo, in caduta sotto le gambe del portiere. Antic, Rotaru ha un attimo di spazio in tiro, la palla rotola e segna ancora Alex Rotaru. 6 gol per lui, assolutamente devastante il suo apporto in questo avvio di partita. Un altro giocatore che, quando non è stato in grado di essere al 100% in squadra per vari infortuni, la squadra ne ha risentito parecchio, un uomo, un senatore della squadra. Ora il tiro immediato di Carabulea, e Lombes si mette la gamba ancora, può ripartire. Antic, Rotaru, Mazzanti. Antic palleggia, Mazzanti trova il varco, va fino in fondo, vediamo però il... infrazione di passi sull'attacco di Gregorio Mazzanti. Ma forse prima di questa infrazione è stato chiamato time out da parte della panchina romagnola. È stata l'interruzione di gioco, infatti era piuttosto dubbio questa fischiata, probabilmente ha ragione tu. Dunque 20-35 sul cronometro, 9 pari, totale equilibrio in campo, Ernesto. Sì, al momento si va punto a punto, c'è stato un break del Carpi di un paio di reti, prontamente chiuso dal Romagna, e come dicevamo anche in fase di cronaca, la partita è andata a fasi, c'è stata una fase di studio, forse di scarico della tensione all'inizio, poi ha seguito una fase più veloce in cui ci sono state azioni chiuse subito in seconda fase, e adesso, dopo anche questo paio di esclusioni temporanee nella panchina del Carpi, un gioco un po' più ragionato in attacco che sta comunque portando frutti ad entrambe le squadre. 9 pari il punteggio. Riparte il gioco con Rotaru, Mazzanti,
si prende il centro dell'attacco con Antic sulla destra e Rotaru sulla sinistra. C'è Sam ad arman forte all'azione. Mazzanti con un Mario Mazzanti. Un bel gol sul primo passo. Vediamo dall'altra parte invece, due minuti a Ceroni per un colpo al volto a Beltrami. Primo vantaggio. Primo vantaggio del Romagna dopo l'1-0 iniziale. E il 2-1 del quarto minuto. Torna quindi a mettere la testa avanti la squadra di coach Melis. Casa. Sortino. Cambio di due. La palla è per... Vediamo, la palla è in rete, ma viene... È stato concesso un tiro dai 7 metri perché in fase di tiro, oltre al contatto che ha provocato il tiro di rigore, c'è stata un'invasione da parte dell'attaccante Emiliano, quindi gli arbitri hanno optato per il tiro dai 7 metri. Quindi lo stesso Coppola entra in campo, Martino Redelli, per cercare di intuire la conclusione di uno dei principali realizzatori degli emiliani. Coppola contro Redaelli, il fischio, la finta, la rete. Due gol entrambi su rigori per Coppola. Ora extra player per il Romagna, che ora è in inferiorità numerica per i due minuti fischiati a Ceroni. E Sam cerca il giro di palle in Romagna, accelera Mazzanti, ora Antic prova ad andare da solo, segna, ma c'è il fischio al momento del tiro, quindi 9 metri. Meno di 8 minuti all'intervallo. Rotaru e Sam. Palla per Mazzanti che accelera, si alza e c'è la rete di Ivan Antic. Gran bella azione questa da parte del Romagna, nonostante l'uomo in meno ha sfruttato al meglio l'extra player. Bel blocco di Sam sul secondo difensore e Antic ne ha approfittato entrando in penetrazione. 3-1-2. Seconda rete per Ivan Antic. Intanto c'è la pulizia del campo che sta facendo ritardare la ripartenza. Vediamo anche Sortino che ha preso un colpo, speriamo nulla di che, rimane in campo probabilmente al basso ventre. Ora attacca Casa, si alza, tira e c'è la deviazione. Casa, terza rete. Disarmante la facilità con cui questo giocatore salta e va a segno, e se non c'è nessuno che va a contatto per lui questo è un rigore in movimento e sempre vicino ai pali con una precisione clamorosa data la potenza del tiro. Ora Ivan Antic, Rotaru, Mazzanti, Antic viene alzato da terra proprio da Casa. Intanto parità numerica, rientra tra i pali Martino Redelli. Rotaru prova ad andare, rischia di perderla, c'è il braccio alzato per il passivo. A parte per Essam, fa un numero, Mohamed Essam. Palla non proprio perfetta di Ivan Antic che ha consegnato la palla al pivot in maniera diretta.
quando davanti a lui era presente la difesa del Carpi schierata, dopo un rimpallo Esame è riuscito a farsi tesoro della palla e ha concluso nel migliore dei modi. 6 minuti all'intervallo, Romagna ancora avanti di 1. Campo in porta tra i pali, Vladimir 40 per la squadra di Serafini. Ora però c'è il time out chiesto proprio da Davide Serafini. Il punteggio al minuto 24-19 vede Romagna avanti 19-11. Ernesto, un commento su questi primi 24 minuti? Beh, all'inizio si è visto un po' di tensione in campo da parte del Romagna, anche visto il palazzetto stracolmo e molto rumoroso qui a Imola. E pian piano questa tensione è andata via, è stato colmato il gap che aveva messo sulla formazione emiliana e adesso si trova avanti nel punteggio, vantaggio esiguo, minimo, tra l'altro la palla è del Carpi, quindi è ancora tutto in gioco. Mancano poco meno di 6 minuti all'intervallo. Gli uomini in campo stanno prendendo le proprie posizioni. Vediamo che per ora comunque le sostituzioni non sono state tante in nessuna delle due squadre. Soprattutto dei cambi attacco-difesa. Ora il tiro e la rete ancora di casa, che segna la quarta rete. Ora Mazzanti si eleva sulla deviazione della difesa, 40 devia sulla riga di fondo e quindi palla al Carpi, che ora dopo qualche minuto in svantaggio ha la palla per portarsi di nuovo avanti. Fa girare la palla Coppola con Nocelli. Casa respira nel frattempo e si prepara all'ennesima conclusione. Ci prova, però c'è la deviazione, vediamo che finisce a terra anche Sam. C'è l'interruzione del gioco, vediamo che resta a terra. Ora si rialza, ci sono i 2 minuti per Mohamed Sam. Anche se dal davanti questa difesa è stata piuttosto dura nei confronti di casa, giusti 2 minuti ad Sam. 2 minuti ad entrambi i pivot entrati finora in campo, prima Ceroni, ora Sam per quanto riguarda il Romagna. Ora superiorità numerica per il Carpi. Casa, Sortino, Albertini che si divide 2 marcature, non arriva per un pelo, c'è la parata di Martino Redaelli sul tiro di Sortino. Ora esce Martino Redaelli per lasciare spazio ad Antic per l'extra player, quindi porta sguarnita. Romagna deve stare attenta a non perdere la palla in queste fasi di gioco. Mazzanti, Rotaru, Albertini, Ceroni, la toccano tutti. Ora Antic prova ad andare, la palla arriva a Di Domenico che si alza e c'è la rete di Martin Di Domenico. Grande assist da parte di Antic, che dopo aver passato il suo diretto marcatore in uno contro uno ha scaricato la palla con la sinistra e ha messo in condizioni ottimali Di Domenico. L'altra ala, dall'altra parte c'è Carini, c'è una parata meravigliosa di Martino Redaelli che intercetta il pallonetto e lo blocca. Grandissima parata di Redaelli che dà nuova linfa a Romagna, che è avanti di 1. Mazzanti, Antic con le ultime azioni è ritornato presente in campo.
sta prendendo fiducia. Ora Massanti, Antic si allarga, poi si accentra, va fino in fondo, c'è il fallo. Antic ancora. Tiro di Massanti, una rete spettacolare di Gregorio Massanti. Tiro improvviso in sottomano che ha colto di sorpresa sia la difesa sia il portiere della formazione del Carpi. Doppio vantaggio per la prima volta in partita. C'è il doppio vantaggio per il Romagna, 14-12, mancano 2 minuti e mezzo all'intervallo. Ora il tiro di Coppola sopra la traversa. Il Romagna ora non deve avere fretta. Scivola anche Redelli dopo la rimessa aggrappandosi alla rete. Ora Albertini. Si alza Rotaro, ora Massanti va giù, vediamo la decisione arbitrale. Due minuti a Meiri. Ayub Meiri che gioca essenzialmente solo in difesa fino a questo momento. Quindi nuova superiorità numerica per il Romagna. Con il doppio pivot ancora e Sam Ceroni, Di Domenico e Albertini all'ala e Antic Rotaru come terzino. Ora Ceroni va a aiutare, Antic prova ad andare, la palla arriva a Albertini, va, c'è la parata di Eifrey che è tornato tra i pali. 14-12 ancora. Manca 1 minuto e 40 secondi l'intervallo. La superiorità del Romagna era riuscita molto bene, l'attacco è arrivato a produrre un tiro pulito, forse poteva entrare già Rotaro tra 1 e 2, ha preferito lo scarico. Albertini però si è fatto sorprendere dal portiere che è rimasto immobile sul primo palo. Ora casa contro Albertini, vediamo il fallo. C'è stata la parata ma è inutile. Per il fallo giustamente fischiato da Albertini, ancora a casa. Vediamo la conclusione e la rete di Sebastian Carabulea che segna la sua prima rete in partita, classe 2004. Ora c'è il tiro, c'è il fallo di sfondamento fischiato a Romagna. Ha giocato molto bene in fase difensiva in questi due attacchi Sortino, perché nella prima azione ha anticipato bene il passaggio, in questa seconda non si è fatto sorprendere dalla finta di Rotaru per lo scarico all'ala ed è rimasto immobile e giusto lo sfondo fischiato dagli arbitri. Casa, extra player ora per il Carpi. Carabulea, Casa va fino in fondo la parata ma c'è ancora il fallo. Seconda parata di fila inutile per Redelli perché effettuata sul tiro. Ora Nocelli viene fermato ancora, vediamo, ora cade rovinosamente Sam a terra, vediamo l'arbitro cosa decide. Nel fallo a Nocelli, cadono i due nello scivolare a terra, si strattonano. Forse un po' di mestiere qui da parte di Assam che ha ritardato involontariamente la ripresa in gioco per concedere solo il tiro franco. C'è il tiro franco all'ultimo secondo, non può alzare il piede Casa, il piede sinistro non lo può alzare il tiro, c'è la deviazione del muro. Non cambia il punteggio, si resta su 14-13 alla fine del primo tempo con 4 gol di Casa, 2 reti per Beltrami e Ceccarini e Coppola, una rete per Sortino, Carabulea e Nucelli per quanto riguarda Carpi, mentre per il Romagna sono 6 per Alex Rotaru, 2 per Antic e Mazzanti, una testa per Albertini, Ceroni e Sam e Di Domenico.
un commento rapidissimo alla fine del primo tempo. Sì, partita molto fisica, entrate dure da parte di entrambe le squadre, punite finora giustamente dagli arbitri con tante sanzioni di 2 minuti. Speriamo non si incapidisca ulteriormente, che continui questo bello spettacolo che ci ha offerto il primo tempo. Da Carlo Dall'Aglio, Ernesto Andalò e tutta la Carlone Magni Production, a tra pochi secondi restate in collegamento per osservare i nostri amici sponsor. We'll be right back.
bentornati dal Pala Cavina di Imola. Finale playout serie A Gold, gara 1 tra Romagna e Carpi. Dopo i primi 30 minuti comanda 14-13 la squadra di coach Mattia Melis. A fianco a me sono Carlo Dall'Aglio, c'è Ernesto Andalò, allenatore, giocatore della Romagna e anche allenatore delle storie giovanile. Un primo commento velocissimo prima dell'inizio della ripresa. Sarà un secondo tempo che fino alla fine metterà in bilico il risultato, perché le due squadre sono agguerrite, entrambe vogliose di portarsi a casa questa gara 1 importantissima anche per il morale e forse soprattutto per il morale in vista delle prossime due sfide in terra emiliana. Attacca la squadra bianconera con Nocelli al centro dell'attacco. Casa ora spostato a destra, ma poi cambia posizione, è pronto per caricare Nocelli, l'anticipo di Di Domenico, la palla però finisce, la palla finisce nell'aria e quindi il retropassaggio. Dunque, pallone ancora gestito dagli ospiti. Ospiti che vedono Jan Jurina per onore di firma o poco più in panchina e l'altro portiere, l'ex di turno, Samai Frey, infortunato, non presente in campo e nemmeno in panchina. Ora a casa Nocelli, un tiro sotto mano, la palla esce. Fa ripartire Martino Redelli. Mazzanti e Sam va in tuffo, una crescita quella di Sam monumentale rispetto all'inizio della stagione. Ora è totalmente integrato nella squadra. Ora vediamo il fallo, sfondamento di Ceccarini, può ripartire in velocità Antic, Tondini che fa il suo esordio in campo. Ora Mazzanti trova il varco, la parata di petto, poi Sam si tuffa, c'è il fallo ai suoi danni. Azione difensiva pericolosa, molto pericolosa quella di Mazzanti in precedenza, perché si è fatto trovare fortunatamente per il Romagna già fermo in posizione e questo è costato lo sfondo al Carpi. Ma se gli arbitri avessero giudicato diversamente probabilmente sarebbe stato concesso un tiro di rigore e un'esclusione di 2 minuti nei suoi confronti. Sì, un fallo, un contatto al limite da una parte e dall'altra. Ha avuto la meglio Mazzanti, i danni di Ceccarini. E ora, dall'altra parte, dopo la pulizia del campo, 2 minuti giocati, Romagna più 2. Si giocherà giovedì 18 maggio alle ore 20 al Palavallauri di Carpi, gara 2. Ora Antic prova ad andare, c'è il fallo su di lui. Gara 2 che potrebbe essere già determinante da uno o dall'altra parte. Eventualmente gara 3 si giocherà sempre al Palavallauri di Carpi, sabato 20 maggio. Ora il fallo sul movimento di tiro di Mazzanti e Sam. C'è il braccio alzato per il tiro passivo, anticiata e segna una grande, con un grande tiro, la sua terza rete. Una rete si può dire di prepotenza perché era attesa da parte del Carpi la conclusione di Antic sul primo passaggio del pivot del Romagna, ma la palla è passata lo stesso, il gol è valido, più 3 Romagna. Per di più il muro difensivo ha impedito la visuale buona a Semmi e Ifrei, che non ha potuto far altro che recuperare la palla in fondo alla rete. Ora attacca Nocelli, Coppola, casa in velocità, si trascina 2 difensori, c'è la parata ma c'è anche il fallo. Molto bravo Esama a rimanere davanti all'attaccante in questi frangenti, se la posizione è leggermente arretrata i 2 minuti arrivano subito. Ora Beltrami ancora contro
c'è uno scontro ancora con Esham. Due colossi, fisicamente due colossi, Esham e Beltrami, che ha dalla sua qualche centimetro in più. Ora, con un buon gesto di fair play, si scambiano il 5. La pulizia del campo ancora, è davvero una bolgia al palacavina. Casa, il tiro alla parata di Redaelli. Ci sono però 7 metri per il Carpi. Sì, fischiata difesa in area da parte di Albertini, che ha subito il contatto da parte di Nocelli, che stava arrivando in corsa. Coppola contro Redaelli, il fischio e la rete. Coppola ha segnato la terza rete, tutte su rigore, 16-14 il punteggio. Ora la rete, ma c'è il fallo di sfondamento del Romagna, non fa partire il contropiede il Carpi, dal mio punto di vista giustamente se la gioca. Ora Casa prova il tiro immediato e c'è la parata di Martino Redaelli. Anzi, c'è una gran palla per Di Domenico, che però si fa parare da Aifrey. Semi Aifrey, un gran prospetto tra i pali. Ora ancora Casa, il passaggio per Beltrami che si trascina Tondini. C'è il fallo, c'è ancora da pulire il campo. C'è un'umidità spaventosa, una bolgia sugli spalti totalmente pieni in ogni ordine di posto. E la pressione dell'importanza della gara e il tempo che diminuisce aumenta l'umidità sul campo. 5-12 giocati nella ripresa, più due per il Romagna. Sì, tornando all'azione precedente, il tiro di Domenico. Di Domenico è stato bravo nel riuscire a tenere in gioco il passaggio che gli è arrivato da parte del centrale romagnolo. Forse con troppo spazio a disposizione non è riuscito a trovare bene le misure e si è fatto ipnotizzare dal portiere avversario. Ora attacca Nocelli, Coppola, Casa carica, poi la passa Ceccarini all'ala, il tiro sotto il 7 di Fabrizio Ceccarini. Ceccarini che è la sua terza rete, il tiro di Mazzanti, la palla esce con palla persa del Romagna che ora deve difendere. Casa ancora per Ceccarini, stessa azione di prima, questa volta tira basso, non mira l'angolo alto. 16 pari, 6 minuti giocati, vediamo cambio della palla o quantomeno l'asciugatura. È altra sospensione del tempo, vediamo. In tribuna Victor Alonso Garcia, l'altro grande straniero arrivato nel mercato di riparazione a Romagna, che poi con l'infortunio è stato fuori nel momento finale della stagione. Sarebbe stato sicuramente determinante, ma i suoi compagni ora ci provano. In campo anche Claudio Lo Cicero, che ora la palla allarga per Antic. Lo Cicero si alza, il tiro secco ed è il gol. Prima rete, appena entrato. Ora Albertini sempre su Casa, poi lo perde e intanto la parata di Martino Redaelli. Ora Antic, proviamo ad andare con Luca Tondini. 18-16, 7 minuti giocati. Luca Tondini, classe 2005. Ora il Carpi, che chiaramente
vuole giocarsi le sue carte già in gara 1. Palla per Beltrami, c'è la deviazione di Essam che cade. Questa gara indirizzerà sicuramente, sicuramente l'evolversi della serie. Ricordiamo 2 su 3, non c'è tanto margine di errore. Direi per nulla. Ricordiamo anche che il pareggio è una situazione particolare perché mette entrambe le squadre nella condizione di avere il match point nella gara successiva. Carpi Rubiera hanno effettuato 2 pareggi nella loro semifinale, quindi è stata determinante gara 3. Ora la palla è deviata dalla difesa, Ceccarini arriva con un bel gol di rapina. Fabrizio Ceccarini si conferma uno dei migliori della propria squadra, sia dal punto realizzativo che di carattere, classe 94 per lui. Ora Antic, Albertini, anzi lo Cicero, ora Massanti, Antic, lo Cicero, viene fermato col fallo. Poi vediamo la decisione arbitrale, 2 minuti di esclusione a Sortino, Gabriele Sortino, 2 minuti di esclusione. 2 minuti che a mio avviso sono dubbi, perché c'è il fallo giustissimo, ma l'esclusione temporanea forse eccessiva. È stato un semplice fallo dal davanti, conclusosi sì in area, ma che non aveva cattiveria in sé e né pericolosità. Probabilmente è stata sanzionata la reiterata trattenuta all'attaccante. Ora vediamo che il corpo arbitrale passa di Rinaldi con il commissario di campo Fabian. Stanno parlando col tavolo gli arbitri, fischiano l'avvio del gioco. Penso abbiano ammonito la panchina del Carpi in questo frangente per protesta. +1 Romagna che attacca con Rotaro, si fa anticipare da Coppola, poi nello scontro getta a terra Beltrami. Uomo in meno, quindi extra player per il Carpi. In campo anche il numero 2, Alex Monzani, al posto proprio di Beltrami. Vediamo Nocelli, allarga per Ceccarini. Ora Coppola. Fallo, la palla era stata comunque parata da Redelli. Palla persa da Carpi. Con attacca in Romagna Mazzanti. Ora Tondini, prova per Essam che va di slancio a segnare la sua terza rete ed è il 19-17. Quando ci si avvicina al 10° minuto della ripresa. Ottimo l'ingresso in campo di Tondini, che ha dato il suo apporto sia in difesa, ma a differenza del solito, dove viene impiegato poco, anche in fase offensiva sta risultando determinante per la formazione arancio-blu. Ora casa, dopo averne segnate 4 nel primo tempo, non ha ancora realizzato una rete nella ripresa. Ora per il Romani ovviamente l'obiettivo è quello di limitare quanto più possibile la sua vena realizzativa, che sicuramente è importante, come ha dimostrato anche nelle 2 gare di campionato contro il Romagna, sempre in doppia cifra. Kresnik casa, ora ancora tempo fermo, la partita lunghissima, interminabile, con tutte le interruzioni
anche solo per la posizione del campo. Coppola, Casa, Ceccarini si accentra. Coppola prova ad andare un tiro totalmente sbagliato, un paio di metri sopra la traversa di Martino Redelli, che fa ripartire Luca Tondini. Ora lo Cicero che scambia con Antic, chiama lo schema Antic, Mazzanti. Lo Cicero prova l'elevazione, segna, importantissimo 2-2 per lui. Tanto vediamo interruzione. Gran penetrazione di Casa. E secondo 2 minuti per Essam. Ci sono voluti 3 giocatori del Romagna e un'esclusione temporanea per fermare questo giocatore in velocità. Entra in campo di nuovo Adrian Lombes. Dalla linea di rigore stavolta si presenta Lorenzo Nocelli, a differenza dei tiri precedenti dove il numero 11 Coppola si era incaricato dei tiri. Nocelli contro Lombes. La rete di Nocelli. Seconda rete personale, la prima su rigore. Entra di nuovo Martino Redelli, che però rientrerà solo in caso di attacco del Carpi, perché Romagna sta giocando con l'extra player in attacco. Albertini, Ceroni, Rotaru, Antic si alza e segna. Il schema è venuto alla perfezione da parte del Romagna, che ha la sua solita partenza quando attacca in inferiorità. Antic è arrivato con giusto tempo, nel giusto spazio, e ha segnato. Più 3, c'è ora l'interruzione. Casa, a palla, è per il numero 7 Soria. C'è la parata di Redelli, che sta mettendo una firma importante sul match. Ora 12:50, ci si avvia a metà della ripresa, c'è il time out chiesto e voluto da coach Mattia Melis. 21-18 per il Romagna, quando mancano praticamente 17 minuti al termine della partita. Giocata molto bene questa inferiorità numerica da parte del Romagna, che non solo è riuscita a mettere a frutto l'extra player in attacco, ma anche a limitare i danni in fase difensiva. È stato trovato un gran passaggio da parte di Casa al pivot Soria, completamente libero, ma Redaelli è uscito verso l'attaccante chiudendogli lo specchio della porta e non gli ha fatto trovare nessun varco per segnare. Tutto pronto. Intanto notiamo nel Carpi l'entrata in campo del numero 6, che è Samuele Serafini.
attacca in Romagna, 13 minuti di cronometro, c'è già il braccio per il passivo, Rotaru tornato in campo, va in fondo, traversa sul rimbalzo, poi il tiro di rimbalzo, il tap-in di Ceroni, la palla però esce larga sulla sinistra di Aifrey. Taccanocelli, Casa, carica la rincorsa, c'è il fallo a due su di lui. Tornati in parità numerica, le squadre in campo. Nocelli, si alza l'urlo dei tifosi del Romagna. Ora Serafini, Nocelli, Casa, Serafini, la palla per Ceccarini. Casa prova a prendersi la responsabilità, non arriva la palla a Serafini. Ora ci riesce il tiro, altissimo. Può ripartire in Romagna con Mazzanti che va fino in fondo e segna. Gregorio Mazzanti, la sua terza rete. Mentre ci si avvia, 2 minuti di esclusione. A Martin Di Domenico per l'ingresso in area dal segnale dell'arbitro. Penso che abbia indicato una sorta di posizionamento del piede in posizione, insomma, pericolosa per l'attaccante al tiro, ma a me personalmente è sembrato che si stesse allontanando proprio per evitare il contatto. Nocelli contro Redaelli, 7 metri, la rete di Lorenzo Nocelli, che segna 2 rigori e 2 gol consecutivi. Sono 3 per lui, classe 99. Valore aggiunto del Carpi in questa stagione. Ora il Romagna ha più 3. Siamo giunti a metà della ripresa. Con l'uomo in meno attacca la squadra di casa e Sam, Antic, Ceccarini su di lui, poi rientra in difesa l'ala destra, ora va fino in fondo Rotaru, vediamo il fallo, ma c'è già il braccio alzato per il gioco passivo, probabilmente sarà Mazzanti, anzi no, e Antic si alza, tiro abbondantemente sopra la traversa. 15-30 giocati, quindi attacca il Carpi che ha 3 gol da recuperare, anche il pareggio, come dicevi giustamente prima Ernesto, è un valore importante per chi lo ottiene, perché potrebbe mettere nelle condizioni del match point già in gara 2. Ora l'anticipo di Mazzanti, ma c'è il fallo. In caso di pareggio, chi vince gara 2 è salvo. Ora attacca Serafini, la palla per Ceccarini, non ci arriva, anche grazie al contrasto di Luca Tondini, che lascia il campo per attacco e difesa a Rotaru, extra player. Rientra Di Domenico perché sono finiti 2 minuti, quindi parità numerica. Antic, Mazzanti viene trattenuto. Tanti giovani anche per il Carpi, come lo stesso Serafini, Soria, Sortino, Coppola, tutti classe 2003. Ora Antic, la palla arriva Albertini, Tommaso Albertini, che segna rete numero 2 personale.
scalare è venuto alla perfezione con un cambio di ritmo in partenza di attacco che ha già generato superiorità numerica e poi si è trattato semplicemente di andare a concretizzarla con il tiro di Albertini. Time out chiesto da coach Davide Serafini, che vuole parlarci bene con i suoi ragazzi. È il momento peggiore per il Carpi in questa partita. 23-19 per il Romagna, mancano 12 e 23 secondi alla fine della partita di questa gara 1. Adesso ancor più di prima tutti i palloni sono delicati, tutti i palloni scottano. Interessante la scelta da parte di Serafini in panchina nel Carpi di giocarsi la superiorità numerica con due tiratori in campo che però non hanno prodotto il risultato sperato. Ora il Romagna è nella classica posizione che non può tirare indietro il braccio perché manca ancora praticamente 12 minuti alla fine, ma deve giocare anche con la consapevolezza di dover amministrare 4 gol di vantaggio, che in un confronto del genere, in una serie così equilibrata, potrebbe essere davvero molto importante. Sì, non si possono allentare i ritmi proprio adesso, anzi è il momento di cercare di mettere più reti di distanza possibile tra le due squadre. Attacca dopo il time out, attacca il Carpi con Carabulea, Casa, Nocelli, tagliano il campo, arriva Sortino, il pallonetto, c'è la rete di Gabriele Sortino, che torna a segnare anche nella ripresa, il suo secondo gol. Ora c'è interruzione ancora per asciugare il campo. Una continua interruzione, perché davvero i ragazzi in campo, 14 in campo, sono davvero sudati e accaldati. Ogni volta che toccano il terreno di gioco c'è da pulire, perché c'è da asciugare, perché il parquet non può sostenere la grandissima umidità che si è creata qua al Palacavino. Attacca sulla sinistra Mazzanti, lo Cicero, Antic, la palla è per Sam, 7 metri. Gran movimento questo da parte del pivot arancio blu, che si è spostato con la palla proprio mentre l'attacco del Romagna stava tornando indietro. Molto bravo Antic a vedere il movimento, e il Carpi è stato costretto a difendere, ma purtroppo per loro dentro l'area, e questo ha fatto fischiare agli arbitri davvero il tiro dei 7 metri. Un valore aggiunto incredibile questo Mohamed Sam, la sua crescita nella squadra e fisicamente nel campionato sarà determinante in queste fasi finali. Ora Antic contro Aifrey, la rete di Ivan Anti, 5 gol. Per lui sono 4 i gol di vantaggio per il Romagna. Ora Beltrami si gira immediatamente, c'è il fallo da rigore di Antic. Stessa situazione vista dall'altra parte del campo qualche secondo fa, con il difensore che non è riuscito a difendere il pivot ed è stato costretto a difenderlo dentro l'area. Nocelli contro Martino Redelli, che si muove e la para, e poi c'è la rete sulla ribattuta di Nocelli. Che è davvero molto abile nel capire, nell'intuire la ribattuta, perché ha anticipato anche il difensore in tuffo e poi ha anticipato Redelli, che aveva parato anche il rigore.
ora lo Cicero, Tondini, anzi scusate, la palla non arriva a Essam e i Frey può ripartire, mancano 10 minuti, Romagna avanti di 3. Nocelli Casa, la palla arriva, vediamo lo sfondamento di Kresnik Casa che torna in panchina a respirare perché ci sarà bisogno di lui nei momenti finali della partita, immagino la scelta della panchina, farlo respirare un attimo perché è davvero l'uomo determinante per il Carpi. Ora lo Cicero Antic con Rotaru, cambia con il croato che prova a centrarsi, lo Cicero viene fermato, Rotaru torna indietro, poi spinge, lo Cicero si alza, un tiro, bellissima l'elevazione, è una grande parata di Selmi Aifrey, Carabulea in velocità dall'altra parte, si alza e tira, segna anche lui, la sua seconda rete, 24-22, ora Rotaru, Antic, lo Cicero, fallo, non sono 7 ma sono 9 metri, 21-30 giocati, ne mancano 8 e mezza alla fine, Romagna è più 2, Rotaru in cabina di regia, Antic da una parte, lo Cicero dall'altra, con Di Domenico Albertini all'ala, ora Rotaru, Antic, c'è il braccio alzato, la recupera il Carpi, poi c'è il fallo, quindi può ripartire la squadra di Serafini che ha la possibilità di accorciare ancora e di rientrare ancora in partita dopo il meno 4 di pochi istanti fa, alla palla del meno 1, 7:45 alla fine. Attenzione a questa fase dove il Romagna non sta trovando il gol in fase offensiva e forse pensarci su da parte della squadra romagnola con un time out non sarebbe male. Ora Casa spara altissimo il passaggio ai danni verso Ceccarini, la palla è assolutamente fuori ma l'arbitro vede e giustamente fischia il fallo ai danni del fortissimo tiratore carpigiano. Ora Carabulea, Casa e Nocelli, i tre esterni del Carpi. Monzani pronto a far ripartire la sua squadra. Nocelli si alza ancora l'urlo della cabina. Casa, Carabulea non riescono ad andare in ritmo per il tiro, ci pensa ancora Casa, un tiro incredibile, una grandissima parata di Rombes. Mancano 7 alla fine, Carabulea, Nocelli, esce Monzani, Casa cade, vediamo il fallo dai 9 metri per il Carpi. Ora chiaramente c'è ancora la pulizia del campo perché è una posizione molto delicata, non può esserci del bagnato lì per evitare problemi. Ora è il momento forse decisivo per il Carpi. A 6 minuti e mezzo alla fine, meno 2, deve dare tutto in questo momento per arrivare pari. Sì, questa azione è determinante per il morale delle due squadre. Un attacco così lungo, se termina con un gol, dà, come in questo caso, un grande morale alla squadra che è stata in attacco così tanto e deprime leggermente la squadra che ha fatto tanto ma non è riuscita quinto a gol tenere la porta in battuta. Per Nocelli dall'altra parte prova ad andare Albertini, c'è la parata di Aifrey e ora il Romagna si trova solo più uno a 6 minuti dalla fine con l'errore
di Albertini, o meglio alla parata di Elfrey. E il Carpi, dopo essersi trovato sul meno 4 5 minuti fa, ora ha la palla del pareggio. Casa, Carabulea, il Sessantino, Nocelli, si alza in tiro, la deviazione. 2 minuti a Luca Tondini. Per il fallo ai danni di Nocelli, direi. Sì, non ho capito se è stata fischiata la spinta in volo oppure un colpo sul volto di Nocelli. Sta di fatto che Romagna adesso, in una situazione di partita delicatissima, si trova a difendere in inferiorità. 24-36 sul cronometro, 24-23 il punteggio. Monzani pronto a fare il partire nella bolgia della cabina. Nocelli è pronto a far avviare l'azione alla ricerca del pareggio. Casa, Sortino, sulla sinistra il Carpi, si accentra Casa. Nocelli arriva a Ceccarini, il tiro sul primo palo a 5 e mezzo, praticamente a 5 minuti dalla fine. Ceccarini segna il pareggio, 6 reti per lui. E ora il Romagna deve ripartire a 5 dalla fine, deve ripartire, ricostruire un nuovo vantaggio con Antic Mazzanti, con l'uomo in meno per il Romagna. Mazzanti, Antic, Mazzanti, rientra intanto il portiere dopo l'extra player. Mazzanti viene spinto in mezzo a 4, hanno un passaggio per il tiro per evitare il passivo. Prova Antic, la palla è larga, c'è fallo di sfondamento. Butta via sostanzialmente l'attacco in Romagna. Forse servirebbe un time out qui da parte della panchina per chiarire un po' le idee nella testa dei giocatori. 4 minuti esatti alla fine, 24 pari. Casa si alza, poi palleggia, c'è la parata e ci sono ancora i 7 metri per gli emiliani. Ancora Nocelli a recuperare la palla per portarsi sui 7 metri contro Adrian Lombes. Giusta anche questa fischiata che concede il tiro dai 7 metri al Carpi. Bella azione da parte di Casa, che ha messo fuori tempo i difensori facendoli saltare, e una volta riatterrato i difensori si sono trovati in area e sul contatto giusti 7 metri. Nocelli contro Lombes, è tutto pronto. E il fischio, la rete, e c'è il vantaggio del Carpi. E Romagna ora con l'uomo in meno deve andare a cercare il pareggio. 3 minuti e mezzo alla fine. Rotaru, Mazzanti, Rotaru, Antic si mette in proprio, sono i 9 metri. Ora Antic, ancora spinto, Rotaru va fino in fondo. Tanto trascorre il tempo, meno di 3 minuti, Rotaru. Mazzanti deve uscire, c'è il gioco passivo. Mazzanti viene scaraventato a terra da Alex Coppola, che compie a mio avviso un'ingenuità assoluta in un momento in cui Romagna non sarebbe riuscita ad arrivare a una conclusione facile.
con il gioco passivo a un attimo. Alex Coppola trascina a terra con un movimento assolutamente plateale Mazzanti e quindi lascia con l'uomo in meno. Ora c'è il time out. Grande azione offensiva da parte di Mazzanti che dopo non essere riuscito a trovare spazio ha continuato la sua azione di palleggio, ha attaccato uno contro uno il diretto difensore e con una piroetta girandosi di spalle ha costretto tra virgolette il difensore avversario a commettere un fallo che gli ha costato 2 minuti per la plateletà del gesto. Time out per Coach Melis. Sì, come dicevamo prima in cronaca, forse questo time out è un po' tardivo dato il parziale degli ultimi minuti che, se non sbaglio, è di 5-0 per la formazione emiliana. Ecco, in un momento così delicato forse andava fermato prima il gioco. Pronti a ripartire, si va tutti d'un fiato alla fine. 27-17 punteggio il tabellone, 24-25 punteggio. Ora Antice e Mazzanti stanno discutendo sull'azione da portare in attacco con Rotaro sulla destra. Ora Antice prova Di Domenico dall'ala, il tiro alla rete di Marti, Di Domenico che impatta. A 2 minuti e 15 dalla fine, di nuovo pari, 25 a quota 25. Ora Carabulea, Nocelli, esce Monzani, rischia di perdere la casa. 2 minuti esatti alla fine, Carabulea, la palla è per il pivot, non ci arriva, c'è il contropiede lungo, troppo lungo per Di Domenico. Anche questo è un errore abbastanza paradossale per un portiere così esperto come Adrian Lombes. Palla regalata al Carpi che ora ha 1 minuto e mezzo. Sì, poteva anche tentare il tiro diretto in porta, però questo lancio sbagliato mette il Romagna nelle condizioni di doversi difendere ancora e il Carpi invece di guadagnare qualche altro secondo, sia per recuperare l'inferiorità numerica sia per avvicinarsi alla fine della partita. E penso che per il Carpi un pareggio qui alla Palestra Cavina sia un risultato che auspicano volentieri. Anche perché appunto al minuto 19 il Romagna era avanti 24-20, quindi sicuramente ora si gioca punto a punto e l'atmosfera è assolutamente bollente. Time out chiesto da Davide Serafini, si riprende tra qualche istante su 25 pari. Vogliamo l'occasione per ringraziare e salutare tutti gli appassionati che durante la stagione ci hanno seguito sul canale di Eleven Sports. È stato un piacere commentare, fare l'esordio e commentare tutta la stagione di questa Serie A Gold. Ora riparte Carabulea, il tiro, la palla finisce in rete. Fortunosa questa conclusione di Carabulea che dopo aver impattato la traversa sbatte contro la schiena del portiere Lombes e termina in rete. Rotaru, 50 secondi alla fine, Mazzanti prova ad andare da solo, poi sdenta una indietro, c'è Rotaru, 45, Antic la rete. La
sesta rete di Ampi. 30 secondi alla fine. Gioca col cronometro il Carpi. 20 secondi alla fine. Coppola il tiro, la parata di Lombez. Mancano 15 secondi. Da vivere tutti in un fiato. Ne mancano 10. Antic, Rotaru, viene trattenuto. E Sama. Antic, il tiro. Vediamo la decisione arbitrale. Finisce, sì, la palla esce, non c'è stato il fallo secondo gli arbitri, quindi finisce parità 26 pari, Romagna 26, Carpi 26, fino all'ultimo secondo, davvero all'ultimo respiro. E ora gara 2 di giovedì a Carpi, al Palo Vallauri, sarà assolutamente determinante, perché solo in caso di parità di nuovo si arriverà a gara 3 sabato 20, altrimenti chi vincerà giovedì sarà salvo e giocherà la prossima stagione in Serie A Gold. Sì, questa è stata una partita equilibratissima e il pareggio finale premia il Carpi, che negli ultimi 10 minuti è stato capace di una rimonta impressionante, ha praticamente annullato il Romagna in fase offensiva ed è riuscito a recuperare i gol di svantaggio. Partita questa del Romagna che ricorda forse come andamento anche gara 2 a Fondi, dove dopo un certo vantaggio della squadra che lì era ospite, il Romagna si è fatta rimontare e lì però è riuscita a mantenere il risultato per la vittoria. Qui la partita è terminata in pareggio. Chiudiamo velocemente con i tabellini per Carpi, sono 5 per Nocelli, 3 per Carabulea, 4 per Casa che non ha segnato nella ripresa, 3 per Coppola, 2 per Beltrami, 2 anche per Sortino, sono 6 invece per Fabrizio Ceccarini. Per il Romagna 2 reti per Albertini, 3 per Mazzanti, 1 per Ceroni, 3 anche per Essam e 2 per Lo Cicero, 1 per Tondini, sono 6 reti per Rotaro, anche lui a secco nella ripresa, 2 reti per Di Domenico e sono 6 gol per Ivan Antic. Quindi si chiude qua la stagione del Romagna alla Cavina o al Pala Cattani, cioè sul campo di casa. Per Carlone Magni Production, da Carlo Dall'Aglio è davvero tutto, un ringraziamento di cuore a Ernesto Andalò. Grazie a voi, anzi grazie a te Carlone per questo invito in cronaca al tuo fianco. Un ringraziamento anche a Andy DJ, Roberto Danzi per gli amici, per la regia. Un ringraziamento a Walter San Giorgi, video operatore. Da Imola è tutto, 26 pari tra Romagna e Carpi, appuntamento a giovedì 18 per gara 2 al Palo Vallauri. Un saluto da Carlone Dall'Aglio.